Io vorrei usare questo tempo questa mattina per ricordarci che non siamo soli. Questo è quello che mi piacerebbe ricordare. Proprio Roberto un attimo fa ci ha ricordato di Maurizio, questo fratello, dicendo che è solo in questo periodo. E un po' a lui pensavo quando ho preparato questa riflessione, ma anche a Ina, anche ad altri che soffrono la solitudine. E vorrei iniziare quello che ho da dirvi questa mattina, proprio ripercorrendo un momento particolare della vita di Gesù, un momento di grande sofferenza. Vediamo in questo quadro che ho voluto mettere, è un quadro del Mantegna di circa il 1450. Mi ricorda i bei tempi in cui facevo liceo artistico perché mi nutrivo praticamente di queste cose, di tutti i pensieri che sono nascosti all'interno dei quadri. Vedete questo quadro? Se voi guardate in alto ci sono questi piccoli putti che hanno la croce per ricordare la sofferenza, come se Gesù avesse davanti, gli fosse messo davanti quello che sarebbe stato il suo destino, ma c'è anche questa colonna dove lui sarà legato e frustato. Insomma, tutta una serie di simbolismi che ricordano questo momento particolare. Tutto sommato è anche, possiamo dire, anche addolcito, perché la scrittura ci dice che veramente è stato un momento difficilissimo per Gesù. E noi questo momento lo possiamo andare a leggere, lo leggiamo dal capitolo 14 di Marco, ve lo leggo io, dal versetto 32. Dice questo: poi giunsero in un podere detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato, e disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Diceva: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate perché per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo andò e pregò, dicendo le medesime parole, e tornato di nuovo li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano appesantiti e non sapevano che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite pure ormai e riposatevi, basta, l'ora è venuta, ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori, alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino. Amen. Gesù si trova in questo momento terribile, particolare. Lui, possiamo dire, che tra l'incudine e il martello. L'incudine è tutto ciò che ha fatto, quello che di solito c'è sotto i suoi piedi, quello che lui è, quello che rappresenta per le persone a cui vuole bene. Il martello sono tutte le persone che lo odiano, quello che gli sta per accadere. E si solleva, Gesù lo vede il martello che si solleva e sta per arrivare implacabile su di lui, e lo schiaccerà, perché in questo momento lui sa bene quello che dovrà accadere. Lui è triste e soffre profondamente, anche fisicamente. Noi leggiamo in Luca lo stesso episodio, e ci racconta che tale era la sofferenza che lui sudava sangue. Questo è un fenomeno che Vittorio ci ha spiegato è possibile succedere in alcune situazioni particolari.
E lui sceglie delle persone che gli sarebbero dovute stare accanto. C'è scritto a un tiro di sasso, quindi abbastanza vicine da potervi vedere anche se da lontano, sapendo che erano lì, e lui gli chiede: vegliate con me, state con me. Ma loro non sono capaci di farlo, sono stanchi, sono tristi. E così possiamo dire che in questo momento particolare lo lasciano solo, è solo nel suo dolore, è solo quando avrebbe avuto bisogno di sentire la vicinanza di qualcuno, eppure viene lasciato solo in quel momento terribile. Possiamo dire che la solitudine è una condizione che accompagna la vita di ognuno di noi. In un momento particolare, non sempre, non è detto che questo accada sempre, assolutamente, grazie a Dio non è così, ma ci sono dei momenti particolari nella vita di ognuno di noi dove la solitudine la sentiamo, c'è o ci sarà, perché sappiamo bene che soprattutto quando siamo anziani questo spesso è uno dei problemi, perché magari il compagno con cui abbiamo condiviso tutta la vita ormai ci ha lasciato e quindi siamo soli. Per tanti motivi ci possono essere. La parola solitudine rimanda alla parola separare, dove il se sta per divisione e parare per parto, quindi ricorda proprio la separazione che avviene nel parto, e così è una separazione, c'è una divisione dal mondo, dagli altri, indesiderata e dolorosa, è quello che ti porta a sentire il dolore dell'assenza. Tutti noi, io credo, abbiamo vissuto in qualche momento questa esperienza, però è una di quelle parole che è una di quelle cose che ha un significato diverso per ognuno di noi e dipende anche dal contesto in cui è vissuta. Certo, ora che siamo sempre connessi sembra assurdo che esista ancora la solitudine, no? Abbiamo sempre la possibilità di scambiare virtualmente una parola con chiunque, eppure in questo periodo, se vi fate un giro come faccio io tutte le mattine sulla metropolitana, per esempio, vedete le persone, oramai stanno tutte lì e non ti vedono proprio perché stanno tutte a digitare su una tastiera, a giocare, ma stai in mezzo alla gente ma non c'è nessun rapporto. Le persone neanche parlano più. Una volta si sentivano anche le persone parlare anche sui mezzi, ma oramai non si parla più, cioè la solitudine è qualcosa di molto più presente che non in passato. A volte siamo soli perché le persone ci valutano per come siamo, magari non siamo come gli altri vorrebbero. Se pensate, questo è anche una cosa che tocca ognuno di noi, quando c'è, oggi come oggi, vediamo spesso in TV l'immagine magari di donne che sono state uccise dai loro compagni, e allora magari capita a tutti noi di pensare: ma guarda che bella donna, che peccato. Ma se era brutta non sarebbe davvero un peccato allo stesso modo? Eppure noi facciamo queste valutazioni, cioè quello che siamo poi alla fine diventa una ragione per essere accettati o per essere isolati. Perché siamo valutati per le nostre capacità di intrattenere gli altri. Così se tu non sei uno capace di intrattenere il prossimo, finisci per essere isolato. Perché spesso sei isolato perché non hai più niente da offrire. E quando non hai più niente da offrire non sei più interessante. Pensateci un attimo, chi era accanto a Gesù mentre veniva processato? Non c'era nessuno dei suoi. Chi era con lui mentre veniva frustato? Era solo Gesù, solo nella sofferenza, perché lì non aveva niente da offrire, non c'erano i miracoli che gli altri cercavano. No, quello non accadeva più. Perché quando diventiamo anziani non interessiamo più a nessuno. È bella questa immagine che ho visto
sullo stato di una persona che proprio è emblematica, no? Quando siamo bambini, la mamma è mia, la mamma è mia, ci litighiamo, no? tra fratelli, quando invece diventiamo anziani i figli si litigano per chi si prende la mamma. Purtroppo è così, ma la stessa cosa vale per il divorziato, per il vedovo, ma anche per chi lavora lontano da casa, e poi è vero anche per chi all'interno della sua stessa casa non riesce più a comunicare neanche con i suoi familiari, per chi soffre la crisi del nido vuoto, perché i figli se ne vanno prima o poi, e quel nido vuoto fa tanto male e ti fa sentire tanto solo. Ma anche quando siamo le persone giuste, a volte possiamo soffrire di solitudine, sentirci soli. E lo facciamo per tanti motivi. La solitudine, come dicevamo, ha tanti significati, tanti modi di esprimersi. Ci sono a volte delle condizioni reali, a volte è una sensazione interiore. A me è piaciuta questa definizione che ho trovato, è una delle possibili, non è l'unica, io credo, però mi piace questa definizione. Dice: la solitudine è un sentimento molto diffuso, non è la stessa cosa che rimanere isolati su di una montagna, vuol dire non essere percepiti, non avere un senso in mezzo alla gente, sentirsi soli tra tante persone. Si ritrova solo colui a cui nessuno attribuisce un significato, colui che vive ma è inutile. Pensiamo quante persone solo ci sono accanto a noi. Io penso veramente anche alle nostre sorelle che sono lontane dal loro paese e che vivono in case altrui, dove tutti si aspettano qualcosa da loro, ma spesso in queste case nessuno è disposto a dare niente a loro. E sebbene vivono magari tutto il giorno immerse in famiglie, magari non soffrono la solitudine come nessun altro. Ma forse possiamo pensare che Dio è indifferente alla solitudine? Io penso di no, e ne abbiamo certezza, perché possiamo dire che la prima compassione che Dio ha trovato per l'uomo è stata proprio quella rispetto a questa situazione, a questa condizione. Lo leggiamo in Genesi, al capitolo 2, versetto 18, quando ci dice: poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Vedete come Dio, la prima cosa che ha sentito di dover compensare nell'uomo è proprio quella di non farlo sentire solo, di non fargli soffrire la solitudine. Ma perché? Perché la solitudine è qualcosa di pericoloso, perché la solitudine porta alla tristezza, e la tristezza può portare alla depressione, questa malattia terribile, che veramente non auguro a nessuno. E così è importante, io credo, che come cristiani noi siamo pienamente consapevoli che noi non siamo soli. Non è questo che vuole Dio nella nostra vita, e ce lo dice in ogni modo, in ogni suo aspetto, in ogni suo essere. Ce lo dice come, anzi, prima di questo vorrei dire: pensate soltanto ai primi 30 anni della vita di Gesù, prima che fosse sotto i riflettori. Noi non ci pensiamo molto, sappiamo poco della vita di Gesù, dei suoi primi 30 anni, non ci pensiamo molto, ma Gesù sicuramente ha sofferto la solitudine in quel periodo. Lui non era come gli altri, ha vissuto fino a 30 anni senza sposarsi, in un periodo dove le persone, abbiamo detto anche la volta scorsa, si sposavano presto. Era uno che era diverso dagli altri, era uno che andava, spesso si isolava per andare a pregare, non è certo un'abitudine che ha preso nell'ultimo periodo.
era sicuramente così, vivere in una famiglia dove i fratelli non avevano un buon rapporto con lui, perché era diverso. E questo lo leggiamo nelle scritture, che non c'era un buon rapporto dei suoi fratelli con lui. E sicuramente lui ha vissuto tutto questo nella solitudine. Ma non solo. Lui è morto nella solitudine. Quando lui si trova sulla croce, le ultime parole che ha detto sono state proprio queste: Eli, Eli, sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? E noi sappiamo perché questo è successo. Sappiamo che in quel momento Dio, nella sua immensa santità, non poteva essergli vicino. Lui si stava caricando dei peccati di tutta l'umanità e per un Dio tre volte santo non poteva essere nella sua interezza su quella croce. Gesù è dovuto morire da solo. Allora, quando noi ci rendiamo conto di tutta questa della vicinanza che abbiamo in Cristo, nella condizione che abbiamo vissuto, viviamo o vivremo, non possiamo pensare a un Dio che non è capace di capirci. In questa nostra condizione noi abbiamo tutta la comprensione di Dio. Questa intera comprensione di Dio la ritroviamo attraverso una serie di rassicurazioni che Dio vuole darci, vuole farci sentire, raccogliendo nella sua interezza quella che è il suo essere e farci capire che in ogni modo Lui è, Lui ci è vicino. Lo sentiamo nelle parole di Gesù, quando dice in Matteo, il capitolo 28, il versetto 20, lui dice: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Mi piace questa cosa che lui dice tutti i giorni, cioè lui ci vuole far percepire la costanza della sua presenza nella nostra vita. E ancora in Apocalisse, quando al capitolo 3, versetto 20, dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e egli con me. Dio non vuole invadere la tua vita, non vuole essere un ospite indiscreto. Lui dice: io ci sono, io busso. Se mi lasciate entrare, io sarò con voi, vi farò compagnia. Ma non solo, a me piace questa espressione, cioè io cenerò con voi, cioè questa è proprio l'espressione dell'intimità, no? L'intimità che c'è tra Cristo e chi gli permette di entrare nella sua vita. Questo cenare, questo condividere la mensa, era un gesto, ed è un gesto ancora oggi di intimità familiare, che lui dice: io questo voglio fare con voi, cioè essere parte della vostra vita, della vostra vita. E questa è una cosa che nella solitudine io credo che scalda i cuori e ci fa capire quanto Gesù vuole che siamo coscienti della sua presenza nella nostra vita. Ma anche il Padre vuole farci sapere questo, perché in Ebrei al capitolo 13, il versetto 5, ci dice: perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Vedete come non è soltanto, diciamo così, l'aspetto di Dio in Gesù, anche Dio come Padre ci vuole far sapere che non ci lascerà e non ci abbandonerà. E poi quello che Gesù ci vuole far sapere, ma che riguarda lo Spirito Santo, quest'altro lato di Dio, dice in Giovanni al capitolo 14, al versetto 16, Gesù ci dice:
e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre. Per sempre è anche questo un altro modo in cui rafforza questo concetto. Lui non solo dice, è vero, io vado via, però dice, ma non vi preoccupate, io vi mando qualcun altro che sarà con voi per sempre. Ed è bello anche come lo definisce, il Consolatore. E nella solitudine, di cosa hai più bisogno se non qualcuno che ti consoli, che ti riscaldi, che ti faccia sentire la vicinanza? Il Consolatore, lo Spirito Santo, è quello che è deputato proprio a questo, a farci sentire la vicinanza di Dio. E infine, per chiudere questo discorso, è importante capire che nella essenza di Dio, nella sua totalità, anche la Chiesa ha un ruolo importante, un ruolo fondamentale in tutto questo lavoro che Dio ha svolto e fa fin dall'inizio, da quando Adamo ha ricevuto una compagna perché potesse avere risposta alla sua necessità di non essere solo, di non sentirsi solo. Fino alla fine la Chiesa è la risposta di Dio all'esigenza di non sentirci soli, ed è questo importante. E noi vediamo che c'è il momento da cui siamo partiti, no? Quando Gesù è solo nel Getsemani, sta pregando, e quello che ci viene detto è che Dio non scende, non fa salire Gesù per consolarlo. Lui avrebbe potuto farlo, no? Come è detto, come un battito di ali si usa per definire un attimo piccolissimo. Lui poteva trasportarlo in cielo e consolarlo di persona e rincolarlo, non lo fa. Chissà perché non lo fa, forse perché per un padre sapere che un figlio sta per andare verso un momento così doloroso, forse non si è sentito forse di farlo, o forse perché si stava caricando dei peccati del mondo e quindi non era il momento giusto per farlo. Però sappiamo una cosa, che lui manda un angelo. Infatti in Luca leggiamo al versetto 22, al capitolo 22, al versetto 43, leggiamo: allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. C'è un angelo, visto che gli uomini non erano stati capaci di stargli vicino, Dio manda un angelo dal cielo. Dio manda, e così la Chiesa ha questo come ruolo, quello di essere mandata da Dio, la mano di Dio in questo mondo. Perché la Chiesa spesso è l'angelo di Dio. C'è una storiella che racconta, io ho letto in un libro che sto leggendo in questo periodo, anche Maria l'ha letto, che racconta una storia che sembra un po' fuori contesto, ma in realtà ha un punto di contatto. E questa storia racconta di un evangelista che è in un momento particolare della sua vita dove è in forte difficoltà economica, e così lui prega a Dio, ma prega con forza, forse anche arrabbiato: ma perché? Ma Dio, ma in questo momento perché non intervieni? Dove sono le tue benedizioni per me? Dice. E Dio gli risponde, dice: guarda, se tu guardi bene, le mie benedizioni per te sono nelle tasche dei tuoi fratelli. Io lì le ho messe, le tue benedizioni per te, le mie benedizioni per te. E questo ha punti di contatto, perché spesso quando hai bisogno sei più solo di tutti, non c'è nessuno quando sei nel bisogno. E così
la Chiesa ha questo ruolo. Le risposte alla solitudine arrivano sì dalla consapevolezza che Dio è sempre con noi, che Gesù è con noi, che lo Spirito Santo è con noi, ma la Chiesa ha il suo ruolo in tutto questo. Perché noi possiamo scegliere come Chiesa che cosa essere, ognuno di noi può scegliere che cosa essere davanti al terribile problema della solitudine, che o ha fatto parte o fa o farà parte della nostra vita, perché questo è uno dei problemi dell'essere umano. Noi possiamo scegliere se dormire quando qualcuno è solo, così come hanno fatto gli apostoli quando Gesù aveva bisogno di loro, oppure se essere quell'angelo che rafforza Gesù, che è lì per dargli coraggio in un momento così difficile. E volevo chiudere con questo versetto preso da Galati, dalla lettera dei Galati, e che spesso fa parte delle nostre riunioni e che a me piace, che ho usato spesso per chiudere le mie riflessioni. Galati al capitolo 6, al versetto 2 dice: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Vogliamo ubbidire la legge di Cristo? Portate i pesi gli uni degli altri. Amen.